cuore. Allora, sei stata premiata come giornalista dell'anno, premio Ischia, un premio importantissimo. Ti vogliamo regalare questa clip tutta per te, la nostra Giovanna. Il mercato di Sarajevo è nel cuore della città vecchia della Starigrad. Solo questa iscrizione sul blocco di marmo che cinque donne hanno scoperto questo pomeriggio a Potocari. 431.500, questa è l'ultima cifra dei profughi kosovari in Albania. L'ambasciatore talebano ha innanzitutto negato che le difese antiaeree, che i radar di sicurezza afghani siano stati distrutti dagli americani. Alla stazione degli autobus di Baghdad stanno arrivando i riservisti da ogni parte del paese. Ci sono bombardamenti? Alle 18.48 hanno cominciato a suonare le sirene. E dopo un paio di minuti sono cominciati i bombardamenti. Io fino al 20 gennaio, come ripete sempre Obama, c'è un'amministrazione che governa il paese. Giovanna, allora i sondaggi cominciano a preoccupare Hillary Clinton. Sì, perché Donald Trump avrebbe recuperato tutto lo svantaggio nei confronti di Hillary. Dobbiamo fermare questa violenza, ha promesso il presidente. Oltre naturalmente alla Cina ci sono casi a Hong Kong, ci sono casi a Shenzhen, ci sono casi a Shanghai. Da New Jersey è tutto, linea allo studio. E noi ce l'abbiamo qui Giovanna Botteri, eh? Senti Gio, io penso una cosa, che questo lavoro sia fatto soprattutto di una grande passione. Se non c'è quella non si può fare tutto quello che abbiamo visto nel filmato. Sì, è vero. E posso fare, perché non sono soltanto i giornalisti Rai, è tutta la Rai. Questo studio è pieno di gente che non si vede perché stanno tutti dietro le telecamere. Pochi, ma senza di loro noi non potremmo fare neanche un passo, non potremmo fare niente. Senza di loro che sono stati con noi, hanno rischiato con noi, continuano a rischiare con noi, quindi la Rai è tutto quello che vedete e tutto quello che non vedete. Grazie a tutti. E grazie a te, perché hai saputo raccontare come nessuno davvero. Quanti anni questi? Quasi insomma, un po' una trentina di anni di storia. Il nostro racconto continua, restate lì pochi secondi, vi aspetto.